Cari docenti, buon pomeriggio a tutte e a tutti, anzi buonasera, dato l'orario. Io mi chiamo Davide Basile, lavoro nella redazione economico-giuridica di Mondadori Education. Allora, vi ringrazio innanzitutto a tutti per la vostra partecipazione a questo webinar, a nome mio e ovviamente a nome della casa editrice Mondadori Education. Allora, il titolo del webinar di oggi è la politica economica degli stati nel nuovo disordine economico internazionale. Il professor Flavio Del Bono ci parlerà, della globalizzazione, della quarta rivoluzione industriale, che è quella dell'intelligenza artificiale, della nuova geopolitica, di Stati Uniti, Cina ed Europa, cosa importante come sappiamo, in particolare in queste ultime settimane, della ridotta sovranità economica degli stati e dell'affermazione di giganti imprenditoriali planetari, nonché del rinnovato dilemma tra libertà positive e libertà negative e delle sfide dei moderni sistemi di welfare. Allora, prima di cominciare, due parole sul professor Del Bono. Il professor Flavio Del Bono è dal 1992 professore ordinario di economia politica e attualmente docente presso la Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna. È direttore del Master per le Imprese Cooperative e coordinatore della laurea triennale in Economics and Finance. È stato lungo visiting professor di economia e statistica presso il Master in Relazioni Internazionali della Johns Hopkins University di Bologna. È autore di oltre un centinaio di contributi su riviste nazionali e internazionali e di numerosi volumi. Tra le sue collaborazioni con la nostra casa editrice, con Mondadori Education, il corso di economia politica, di cui è coautore assieme alla professoressa Laura Spallanzani, Scelte Sostenibili, che è in uscita quest'anno nel 2022. Allora, prima di passare appunto la parola al professore, vi ricordo che nel corso del webinar, insomma della diretta, potete formulare le vostre domande, qui il professore risponderà, inquadrando il QR code che dovreste vedere nella diretta in alto a sinistra, oppure collegandovi direttamente alla pagina web tuodomanda.it, www.tuodomanda.it, e indicare lì il codice evento 4369. Vi ricordo inoltre che l'attestato di partecipazione a questo webinar sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della nostra casa editrice alla pagina Attestati e che questo video resterà disponibile anche insomma, dopo la conclusione della diretta sul nostro canale YouTube. Benissimo, allora passo la parola al professor Del Bono. Grazie Davide, buonasera a tutti. Fa molto piacere avere questa occasione, quest'ulteriore occasione di dialogare con voi. L'argomento, il tema, avete sentito, di cui mi occuperò stasera e che abbiamo deciso un po' di tempo fa, è, viene da dire, purtroppo ancora più attuale alla luce degli eventi tragici che ci arrivano dall'Ucraina. Perché vedremo che anche gli eventi bellici interagiscono in che modo con, in particolare, non solo le politiche economiche, ma con l'andamento di variabili macroeconomiche, con la stessa appunto sovranità economica degli stati. Il primo punto da cui vorrei partire, giusto per calare la situazione attuale nelle sue coordinate storico-politiche, diciamo. Ormai gli storici economici da tempo hanno classificato l'attuale fase dal punto di vista dell'evoluzione del progresso tecnico, diciamo, come la quarta rivoluzione industriale. Un po' di promemoria, la prima è quella che ha contraddistinto soprattutto l'esperienza inglese del XVIII secolo, diciamo la prima rivoluzione industriale. Quella di cui trattano i padri fondatori a partire da Adam Smith. La seconda è quella cosiddetta tayloristica, diciamo, la catena di montaggio, la ricerca di economie di scala nella produzione e la concomitante necessità di trovare sbocchi per questi aumenti di produzione. La terza è quella di internet, quindi parliamo di qualche decennio fa. E la quarta, che può essere considerata lo sviluppo, l'evoluzione, almeno in parte, della terza è quella della, diciamo, intelligenza artificiale, dei big data, insomma, quella delle nanotecnologie, quella che ha affinato, potenziato ed esteso alcuni dei
degli aspetti che già la rivoluzione di Internet aveva lasciato intravedere. Questo per quanto riguarda, diciamo, la caratterizzazione, il marchio produttivo di questa fase che ormai dura da 10-15 anni e non certo sembra arrestarsi. Dall'altra, ricordiamoci che, abbiamo accennato nell'altro webinar, ma è bene richiamarlo, una delle parole chiave per descrivere questa fase storica è sicuramente quella della parola globalizzazione. Ne parliamo estesamente nel volume che citava Davide prima, soprattutto nel primo volume, quello per il biennio, nel capitolo 3, nel capitolo 21, e poi lo riprendiamo in più occasioni, perché evidentemente la globalizzazione, di cui dirò qualcosa per precisarne meglio il significato, essendo ormai così utilizzata da aver perso molti connotati condivisi, se così si può dire. È bene ricordarlo perché quando si parla, ed è l'oggetto dell'incontro di oggi, di politica economica degli stati o di sovranità economica degli stati, non si possono certo ignorare i fattori di contorno, di contesto, e la globalizzazione sicuramente ne fornisce molto. Prima di andare dentro la questione, però fatemi accennare, lo riprenderò dopo, ad alcune conseguenze immediate del fatto che siamo nella quarta rivoluzione industriale, che è caratterizzata per esempio da un gigantismo imprenditoriale, soprattutto in alcuni settori, no? Dove alcune imprese hanno, come dire, raggiunto livelli di ricavi, di capitalizzazione borsistica davvero impressionanti. E questi aspetti pongono e consegnano nuovi problemi agli stati. Penso al potere di mercato che hanno queste imprese, con le capacità di fissare i prezzi, di ottenere extra profitti, e consegnano anche nuovi problemi alle autorità authorities di regolamentazione, l'autorità antitrust. Accennerò qualche esempio più tardi, ma già dall'inizio vorrei, come dire, muoverci su due binari, no? Uno che non ha bisogno di guardare all'estero, che problemi di antitrust si pongono anche dentro i singoli paesi, e l'altro invece che deve tener conto di cosa succede fuori dai confini nazionali, perché sono sempre più porosi rispetto a ciò che accade all'esterno. Allora, dicevo globalizzazione. Globalizzazione, se dovessimo darne una definizione sintetica, pressoché impossibile, conviene, diciamo, tratteggiarne alcuni caratteri come fossero delle pennellate. Sicuramente quello che impressiona da un po' di tempo, questo già con la rivoluzione di Internet, è la rapidità di circolazione non solo e tanto di beni e servizi, ma soprattutto di informazioni e conoscenze. Cioè il fatto della rete su scala mondiale, no? E sappiamo quanto le informazioni siano decisive non solo per le dinamiche economiche, ma anche per le dinamiche politiche, culturali, sociali. Certo, anche la velocità di circolazione e l'abbattimento dei costi di circolazione di merci e servizi, cosa che era già accaduta anche nel passato remoto, quando con la navigazione a vapore, carbone, eccetera, quindi, o con gli aerei o con i treni veloci. Quindi già nel passato la tecnologia dei trasporti aveva modificato gli scambi e i comportamenti in materia di import-export, oggi ovviamente ancora di più, ma quello che è un carattere nuovo, appunto, è la velocità di circolazione e l'accessibilità sostanzialmente a basso costo, a basso prezzo, voglio dire, di accessibilità di queste reti per ormai una pluralità la maggioranza dell'umanità, la maggioranza delle persone sulla Terra ha accesso o può avere rapidamente accesso a queste reti, penso a Internet per tutte, ma non solo, penso anche ai social network. Un'altra caratteristica di quella che chiamiamo appunto globalizzazione è il fatto che via via l'economia si è smaterializzata. Sappiamo come al crescere del prodotto interno lordo, comunque al crescere della dimensione economica di un
di un sistema, vanno via via rimpicciolendosi le quote, se vogliamo pensare al prodotto interno lordo come una torta, diciamo, alle porzioni di torta attribuibili all'agricoltura e al manifatturiero, tutto a favore dei servizi. Terziarizzazione sotto gli occhi di tutti, e questo processo è continuato ed è stato agevolato ovviamente dall'apertura delle frontiere, che ormai sono frontiere virtuali, perché in realtà le frontiere, le barriere fisiche possono fermare le persone, possono fermare le merci, ma difficilmente possono fermare i servizi. No? Non è una sorpresa che quando si parla di libertà di circolazione, che era uno dei tratti distintivi, peraltro, del mercato unico europeo, l'accordo del 1985 tra i paesi dell'allora Unione Europea per la costituzione di un unico spazio nel quale fosse libera la circolazione di merci, servizi, persone e capitali, si è rapidamente capito, già dopo pochi anni, che di questi quattro fattori, diciamo questi quattro oggetti, quelli che trovano più facile e più rapido circolare sono i capitali, perché basta, come dire, togliere l'impedimento e quelli circolano, circolano alla ricerca dei migliori rendimenti o dei minori rischi, o comunque delle migliori allocazioni dal punto di vista degli investitori, mentre per quanto riguarda i servizi, sono decisamente, alcuni servizi sono più ancorati alle singole realtà locali, così come per le merci e le persone esistono altre barriere che possono essere di tipo geografico, per le persone di tipo linguistico o altri ostacoli. Quindi, dicevo, la globalizzazione ha anche, diciamo, contribuito a terziarizzare ulteriormente i sistemi economici, rendendo accessibili dei servizi in quei paesi, in quelle aree del globo che erano ancora più dipendenti invece da agricoltura e manifatturiero. Ovviamente non sono scomparse, però se uno guarda l'andamento della composizione tra i macro settori nelle varie economie, noterà che negli ultimi 20-25 anni questo processo, che aveva caratterizzato inizialmente i paesi più sviluppati, sta manifestandosi anche in altri paesi. Occorre anche aggiungere che questa che chiamiamo globalizzazione è stata in parte piuttosto rilevante, anche, diciamo, favorita da decisioni politiche che a distanza di 20 anni possiamo anche valutare. Mi riferisco in particolare all'allargamento dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che una volta si chiamava GATT e successivamente è stata ridenominata WTO, la World Trade Organization. La decisione nel 2000-2001 di ammettere paesi, nuovi paesi, tra i quali alcuni giganti asiatici, mi riferisco in particolare a India, ancora più in particolare a Cina, che prima erano, in quanto esterni, soggetti a dazi, a restrizioni commerciali, a varie barriere protezionistiche. E questo ovviamente ha cambiato tutto, in particolare perché sono paesi con popolazioni enormi, paesi che avevano bisogno di esportare per poter trovare uno sbocco al loro gigantesco potenziale produttivo, e che ha prodotto ovviamente effetti dirompenti su molti dei sistemi economici. Non è semplice fare un saldo, no? Calcolare una sommatoria di vantaggi e una sommatoria di svantaggi, perché gli effetti sono stati numerosissimi ovviamente. Hanno riguardato sia i consumatori occidentali, che si sono ritrovati sicuramente molte merci a dei prezzi più bassi di quelli che avrebbero pagato se acquistati da produttori domestici o nazionali, ma ci sono state anche altre conseguenze, ovviamente sulle imprese che hanno subito una concorrenza molte volte sleale per quanto riguarda le regole del gioco, penso alle regole ambientali o alle regole sull'occupazione, e quindi anche sull'occupazione delle aziende occidentali che si sono trovate a subire questo tipo di concorrenza, che in molti casi ha assunto il carattere quasi del dumping, e altre conseguenze di questo tipo. Quindi torniamo alla politica economica dei paesi. La tesi che vorrei sostenere, questo era quello che ho appena ricordato,
dato, è propedeutico, anche se non esclusivo, a sostenere questa tesi, è che la politica economica degli stati ha trovato negli ultimi decenni, anche per effetto della globalizzazione, molte più difficoltà ad essere efficace sulle rispettive giurisdizioni di quanto non accadeva nel passato. O ancora meglio, la sovranità economica degli stati, cioè la capacità di incidere sulla propria comunità economica, si è indebolita, perché molti strumenti che nel passato erano a disposizione adesso hanno meno forza, sia dal lato, diciamo, della protezione delle proprie popolazioni, ma anche per quanto riguarda la capacità di onorare quel rapporto tra cittadini contribuenti, ma cittadini anche titolari di diritti, o se non di diritti, almeno di aspettative nei confronti dello Stato, nelle sue varie articolazioni, comuni, regioni, eccetera. Mi spiego. Questi argomenti li trattiamo, come dire, piuttosto diffusamente nel volume secondo, quello per le quinte, dato che quello è dedicato soprattutto a economie pubbliche, quindi si tratta di fondare, prima ancora di guardare i tributi, eccetera, di fondare il significato del ruolo economico dello Stato, perché di questo che stiamo parlando. Provate a pensare, come dire, per un attimo, se non a un sistema autarchico, questo sarebbe troppo, ma a un sistema con pochi rapporti con l'estero, nel quale ci fosse ancora un controllo piuttosto severo sui traffici, sugli scambi, sui movimenti di capitale, come era in Italia fino a 30 anni fa. Mi ricordo quando studiavo a Oxford, dovevo giustificare i bonifici che mi arrivavano dalla banca italiana mandando le ricevute delle tasse che pagava l'università, per intenderci, quindi non stiamo parlando della preistoria. Bene, in un sistema siffatto, cioè con confini presidiati anche dal punto di vista economico e regole piuttosto stringenti circa gli scambi reali o finanziari con il resto del mondo, la politica economica ha una sua efficacia, nel senso che, per esempio, la popolazione di riferimento è quella che la lista ti dice, perché le entrate e le uscite erano tutto sommato sotto controllo, non c'erano, come dire, flussi di immigrazione particolarmente significativi, così come il fabbisogno per quanto riguarda servizi scolastici, servizi sanitari, di assistenza, eccetera, eccetera, erano relativamente stabili. A fronte di questo, ovviamente, era anche relativamente semplice determinare quali erano le forme di contribuzione da parte dei cittadini, o per via tributaria o per altre vie, per finanziare tutti questi interventi. È del tutto evidente che nel momento in cui le persone sono libere di circolare, le merci e i servizi circolano molto più facilmente, i capitali circolano con enorme rapidità, diventa molto più difficile e molto più imprevedibile, diciamo, l'operazione di stimare, calcolare il vero fabbisogno. Non mi riferisco alla pandemia, che questo ovviamente ha amplificato il tutto, ma problemi analoghi c'erano anche prima, seppur in scala minore. Stimare il fabbisogno e soprattutto determinare come, attraverso quali strumenti, finanziare il fabbisogno di uno Stato. Facciamo degli esempi, così ci capiamo. Molte volte si dice, ma in Italia la casa è troppo tassata. A parte che adesso non è neanche vero se si guarda l'imposta sugli immobili, perché, come sapete, l'IMU sull'abitazione principale, salvo abitazioni classificate come di lusso, non paga, l'aliquota è pari a zero. Ma quando anche, come è stato peraltro per molti anni, perché l'ICI, che è l'antenato dell'IMU, venne introdotto nel 93, quindi quando anche l'abitazione principale era tassata, se ci badate, questa tassazione sugli immobili è per certi versi una necessità, nel senso che, come dice la parola, gli immobili stanno lì, mentre altri tipi di imponibile, come si dice in materia tributaria,
hanno una loro mobilità, mi riferisco intanto ai redditi delle persone fisiche, ma anche ai redditi delle persone giuridiche, cioè delle imprese. Soprattutto quest'ultime possono spostarsi, come sappiamo, molte si spostano in paesi con un regime fiscale a loro più favorevole, per non parlare dei patrimoni in forma finanziaria, della ricchezza finanziaria, non quella immobiliare, che evidentemente può trovare migliore ospitalità in altri luoghi. Quindi, certamente nel nostro paese c'è un problema di evasione fiscale, d'accordo, ma quando anche tutti pagassero quello che devono pagare, questo problema, seppur in misura minore, resterebbe. È infatti un problema che non hanno solo i nostri paesi, scusate, il nostro paese, è un problema che si pone anche in altri paesi occidentali. Tutta la recente discussione, per esempio, sul fatto che i giganti del settore dell'alta tecnologia, quindi le varie Apple, Google, Microsoft, Facebook, paghino sostanzialmente tasse sui loro profitti bassissime perché hanno sede, i quartieri generali, nei paradisi fiscali, oppure hanno fatto qualche accordo, come fece Apple qualche anno fa con l'Irlanda, dimostra che non è un problema solo del nostro paese. È il fatto che la mobilità, la circolazione delle persone giuridiche, in questo caso dei quartieri generali, delle sedi legali e o fiscali, delle società, come dire, non è più sotto controllo. Cioè, mentre una volta evidentemente queste cose qua non erano ammissibili perché si poteva restringere l'importo, si poteva tassare l'ingresso con dei dazi o cose di questo genere. E non a caso, essendo un problema comune, è di qualche mese fa. L'Unione Europea ha deciso di condividere un'imposta che prenderà probabilmente la forma di imposta sulle vendite, o sui ricavi in sostanza, di tutte queste imprese, perché l'unico modo per tassare qualcosa, un imponibile visibile di queste imprese, è di tassare le vendite sui rispettivi territori, perché una volta che i ricavi sono, come dire, stati compensati da costi e profitti trasferiti attraverso qualche meccanismo più o meno tortuoso altrove, non si riesce più. Quindi la sovranità economica degli stati, cioè la loro capacità di incidere, prendere e praticare politiche che raggiungono con gli strumenti a disposizione gli obiettivi desiderati, questa sovranità è andata via via ad erodersi, non solo e non tanto come è accaduto un po' di anni fa con le varie spinte secessionistiche che poi sono buona parte rientrate in Italia, in Spagna, con la Catalogna, a suo tempo la Scozia, in Irlanda, non solo e non tanto quindi per diciamo, resistenze interne, per battaglie di decentramento, secessione, federalismo. Queste istanze hanno cambiato nome nel tempo, diciamo. Non tanto soltanto per quello, ma principalmente per fattori esterni e per l'evoluzione del progresso tecnico, quindi per i cambiamenti tecnologici, per quei tratti distintivi che abbiamo associato alla quarta rivoluzione industriale, che rendono sempre più difficile, come dire, correlare in modo significativo le misure prese con gli effetti desiderati sul territorio. Aggiungo che la globalizzazione ha portato nei paesi coinvolti, cioè tutti ormai, perlomeno quelli di cui di solito ci occupiamo, dei rischi nuovi, rischi che fino a qualche decennio fa non erano parte del menu di rischi che l'autorità, che un governo nazionale teneva in debito conto. Cioè i rischi, nel senso dei pericoli importanti che potevano destabilizzare un'economia o una popolazione, erano delle calamità naturali, delle guerre, erano in qualche caso, ma stiamo parlando di episodi che si verificavano ogni, diciamo, 50 anni, penso alla grande crisi, la recessione del 29 e la recessione dei primi anni 30. Ora, noi negli ultimi 12-13 anni, se ci pensate, abbiamo sperimentato le due più gravi recessioni
economiche dal 29, una associata alla crisi finanziaria del 2008, quella del 2008, 15 settembre, il fallimento di Lehman Brothers, che ha fatto da detonatore alla crisi finanziaria e alla successiva recessione del 2009. In Italia nel 2009 il PIL è calato del 5%. E poi la pandemia. Quindi diciamo la recessione innescata questa volta non da una crisi finanziaria, ma da una crisi, chiamiamola, sanitaria, no? Con un crollo del PIL nel 2020 nel nostro paese di circa il 9%. Quindi numeri che hanno dei precedenti solo in periodi bellici. Bene, se ci pensate, tutti e due gli eventi, uno nato, diciamo, nel sistema bancario americano, il secondo nato da qualche parte, non lo so dove, e poi propagatosi attraverso i canali con cui un'epidemia si diffonde, ma sicuramente che la circolazione di merci, servizi e persone, diciamo soprattutto merci e persone, ha facilitato, sono fattori esterni che una volta non erano nel novero dei rischi, dei pericoli che un governo doveva considerare. E anche il modo di rimediare, di intervenire, di mitigare gli effetti di queste crisi, ovviamente non sono nelle mani di un singolo paese. Perché è del tutto evidente che non è un singolo paese che è in grado di fermare una crisi finanziaria globale come quella del 2008-2009, così come non è un singolo paese che è in grado da solo di fermare l'epidemia, il contagio, la fattispecie il Covid-19, ma sarebbe la stessa cosa per epidemie di quel tipo. Cioè a dire, si è ormai capito che uno dei problemi più seri, ne trattiamo nel manuale a più riprese qua e là, è la presenza di esternalità, ma questa volta la novità è che sono esternalità globali. Cosa intendo dire? Intendo dire dei fenomeni esterni a una comunità, negative, quindi con effetti negativi su quella comunità, ma non solo per quella comunità, viene da dire per tutti. L'esempio tipico sotto gli occhi di tutti è l'emergenza, diciamo, ambientale, e in particolare quelle collegate al cambiamento climatico, che a sua volta deriva dal riscaldamento globale, il buco dell'ozono, eccetera, eccetera. Ed è tutto evidente che a prescindere da chi ha contribuito più o meno, non mi interessa qui la contabilità delle cause, resta il fatto che gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, sono negativi per tutti, e la soluzione può essere trovata solo se, in misura non necessariamente proporzionale, tutti si adoperano, o perlomeno i principali attori responsabili oggi o nel passato della situazione attuale. La stessa cosa si può dire per la salute, come drammaticamente l'epidemia ci ha dimostrato. Ma la stessa cosa, ancora più drammaticamente e ancora purtroppo terribilmente attuale, riguarda la pace. La pace è un tipico esempio di bene pubblico globale. Sapete cosa sono i beni pubblici li trattiamo per bene, appunto, all'inizio del volume di Quinta, no? come esempi di fallimento del mercato. No? I beni pubblici sono i beni a fruizione multipla, come si dice, quindi che possono essere goduti o fruiti da più di un soggetto, che può essere, ecco, no? Questa nostra conversazione ha questa caratteristica, il fatto che qualcuno mi ascolti non impedisce a qualcun altro di ascoltare allo stesso modo e non si disturbano, e beni dai quali non è possibile escludere nessuno. In questo caso la nostra chiacchierata non ha questa caratteristica, perché se non vi registravate eravate esclusi, no? Quindi beni pubblici sono quei beni per i quali il mercato non funziona, perché se l'accesso è, come dire, libero e nessuno può essere escluso, è ovvio che tutti possono fruirne, ma nessuno paga. Se nessuno paga, nessuno interessato al profitto lo produce, giusto? E infatti i beni pubblici, molti beni pubblici che vediamo in giro, sono erogati, guarda caso, da soggetti pubblici, questa volta nel senso giuridico del termine, no? Le strade e l'illuminazione stradale sono dei beni pubblici, infatti se ne
occupa il comune, oppure la sicurezza, oppure il pronto soccorso, cose di questo genere. D'accordo? Bene, queste cose qua le studiamo, sono parte del programma di economia politica, ma la novità che richiede quindi uno sguardo più ampio, ed è a sua volta una novità che restringe la sovranità economica, e non solo economica, anche politica, in questo caso, dei singoli stati, è la crescente importanza di beni pubblici globali, planetari. Ho fatto l'esempio diciamo, del clima, dell'ambiente, potremmo fare l'esempio sanitario la cronaca di queste settimane ci ricorda che anche la pace è un bene pubblico globale, nel senso che una volta che c'è ne beneficiano tutti, però come dire, basta qualcuno a interromperla e quindi solo accordi e contributi e sforzi da parte di tutte le parti interessate, come per la salute, come per il clima, anche per la pace, possono contribuire appunto a ridurre le esternalità e a generarne una quantità maggiore di questi beni pubblici. Bene, diciamo indirettamente, quasi interposta persona, abbiamo identificato di fatto quelle che sono le macro aree economiche, quindi anche politico, geopolitiche del globo. Le tre aree principali, lo sappiamo, sono sempre più principali, continuano ad essere ovviamente gli Stati Uniti, l'Europa, nel senso di Unione Europea, anche senza la Gran Bretagna, e la Cina. E questo a sua volta, essendo tre potenze, diciamo, dal punto di vista economico, perché hanno il prodotto interno lordo di queste, lordo totale, ovviamente non certo il pro capite, è comparabile, no? Nel senso che sono molto vicini, a sua volta solleva la questione, diciamo, delle leadership, no? Non solo geografiche, ma anche politiche, perché è chiaro che ciascuno di questi tre soggetti ha dei vicini, ha dei partners commerciali privilegiati e abbiamo visto che al crescere di un sistema economico diventa sempre più importante, anche se a sovranità limitata, il ruolo della politica, nel senso dei governi. No? Questo è un punto sul quale abbiamo, soprattutto all'inizio del volume di Quinta, cercato di porre dei fondamenti solidi. Perché gli ultimi decenni, che sono stati un po' caratterizzati, perlomeno fino alle ultime due crisi, diciamo, per un lungo periodo, diciamo, almeno dal crollo del muro di Berlino, ma forse già anche prima, c'è stato un po' di egemonia culturale da pensiero unico, in sostanza, no? C'è un'affermazione molte volte disinvolta della bontà del cosiddetto neoliberismo, che, come dire, la crisi del 2008 ha solo affievolito, adesso la crisi del 2020 vedremo se, che effetti avrà sulla riflessione circa il ruolo economico dello Stato, perché stiamo sempre parlando di quello, no? Cioè in economie moderne, quindi inevitabilmente miste nel senso che hanno prevedono gli scambi di mercato e la proprietà privata, seppure con qualche limite, quindi, e soprattutto sistemi democratici, quindi sto escludendo già la Cina, tanto per intenderci, quindi il dibattito è fondamentalmente rilevante per gli Stati Uniti, altri paesi americani, per l'Europa, per altri paesi asiatici, insomma, però ci tengo a sottolineare che questa riflessione sul ruolo economico dello Stato presuppone uno Stato, come dire, che sia espressione autentica o comunque frutto di libere elezioni, che non è certo il caso della Cina, ovviamente, che anzi per certi versi ci consegna un altro messaggio. La Cina ci consegna un messaggio sul capitalismo, cioè il capitalismo è una struttura socio-economica, un'organizzazione socio-economica molto flessibile, è compatibile con le democrazie più avanzate, ma anche con le dittature, tanto per capirci. E quindi ricordiamocelo quando, no, ci chiediamo Stato, mercato, democrazia, eccetera,
ricordiamoci che il capitalismo in quanto tale, come dire, è flessibile, è adattivo, no? La ricerca del profitto riesce a coniugarsi sia con sistemi politici molto centralizzati al limite della dittatura, così come con sistemi molto più, diciamo, espressione della volontà popolare. Ma tornando quindi alla discussione sul ruolo economico dello Stato, all'inizio del volume di Quinta introduciamo una distinzione filosofica molto importante e che, come dire, non presenta particolari complicazioni, anche se presentata dai ragazzi di 17-18 anni, quelli delle quinte in sostanza, e cioè sulle varie connotazioni, le varie interpretazioni della nozione fondamentale di libertà. E non è una discussione oziosa o, come si dice, accademica, intendendo con accademica un sinonimo di irrilevante, perché in realtà se uno guarda per esempio il bilancio pubblico, o meglio la quota di bilancio, il rapporto tra il bilancio pubblico di uno Stato europeo rispetto al suo PIL e lo confronta, che so, con quello statunitense, al netto magari delle spese per gli armamenti, si rende conto che negli Stati Uniti, per esempio, questo peso, questo rapporto è più basso. La Gran Bretagna si situa un po' a metà tra gli Stati Uniti e l'Europa continentale. Non si può chiedere perché, quali sono i fondamenti culturali, filosofici di questa differenza, di questa distinzione. La ragione risiede appunto nel fatto che da tempo, con ovvi, e mi sto schematizzando, con ovvi distinguo e ovvie eccezioni in alcuni periodi, per esempio pandemici o bellici o altro, però in quel sistema, quello anglosassone, diciamo, si è affermata più una nozione di libertà negativa, che sta per libertà da, cioè il concetto secondo il quale i cittadini preferiscono che ci sia una minima interferenza da parte dello Stato rispetto alle loro decisioni economiche. Non c'è un po' di dubbio invece che in Europa, per motivi storici, politici, culturali, ideologici, eccetera, si sia affermata soprattutto una nozione positiva, di libertà positiva, che vuol dire libertà di, secondo la quale alcuni obiettivi delle persone si traducono, quando condivise, ampiamente condivise, si traducono in quelli che noi chiamiamo diritti sociali, quelli, per intenderci, che sono sanciti nella prima parte della Carta Costituzionale italiana, cose del genere accadono in Francia, in Germania, eccetera. Quindi questa distinzione è anche, non è solo interessante in sé, ma è utile poi a decifrare come stati, anche a sovranità limitata, come ho cercato di argomentare, esercitano la loro funzione, come utilizzano il loro potere coercitivo, dal quale dovrebbero essere monopolisti nelle rispettive democrazie, e ci spiega anche perché appunto in alcuni paesi la tassazione sia maggiore, ma sia anche più ampio l'accesso a dei servizi, quelli che a volte si chiamano beni di merito, così li chiamiamo anche nel manuale, cioè beni che vengono ritenuti di cui la popolazione merita l'erogazione, mi riferisco in particolare alla salute, all'istruzione, all'assistenza, e il bilanciare l'utilizzo del potere coercitivo, quindi del prelievo fiscale, con l'erogazione di quei beni e servizi ritenuti essenziali o diritti sociali è una delle sfide politiche più importanti, da tutto evidente, e che non sono, questo equilibrio non è uguale all'interno dei singoli paesi. Appunto, se noi prendiamo i tre blocchi che dicevo prima, cioè Cina, vabbè, il problema lì è risolto a monte, diciamo, dalla carenza di democrazie, ma nei paesi d'Europa continentale e negli Stati Uniti o altri paesi che hanno emulato più o meno il modello statunitense, hanno trovato un altro equilibrio. Vorrei aggiungere un'ultima osservazione prima di tacermi, dopo se avete commenti o domande sono ben lieto di reagire, ed è questo: il fatto di essere in una situazione di globalizzazione sta amplificando sotto gli occhi di tutti, sta amplificando anche gli effetti economici della guerra.
Cioè, nel passato la guerra produceva ovviamente molte conseguenze economiche, no? Non solo perché comportava spese militari, non solo perché comportava in molti casi distruzione di capitale fisico e perdite di capitale umano, diciamo, tragiche, ma anche e soprattutto attraverso, diciamo, danni sul territorio e su chi c'era, no? Sulle persone e sulle cose. Oggi gli effetti possono essere molto, molto indiretti, come stiamo vedendo. Cioè, per esempio, il fatto che la libera circolazione di merci, servizi, persone, capitali fa sì che la guerra tra o l'invasione di un paese su un altro, comunque una vicenda che non ci coinvolge direttamente, nel senso che l'Italia non è in guerra con nessuno, così come non lo è la Francia o la Spagna o altri paesi europei, stanno subendo e subiranno delle conseguenze economiche enormi come esito di quel conflitto, peraltro ancora in corso. Penso ai profughi. Milioni di persone che troveranno, come dire, una qualche sistemazione nei paesi limitrofi. Mi riferisco alla instabilità dei mercati finanziari, che ovviamente hanno reagito, continuano a reagire in modo molto violento, e mi riferisco anche e soprattutto a questioni di approvvigionamento, quindi le quantità che entrano ed escono, ne entrano meno, ne escono meno, per gli embarghi e altre ragioni, e mi riferisco agli effetti quindi sui prezzi. I prezzi delle materie prime, in generale il tasso di inflazione, che come vedete era già in aumento per la ripresa post-pandemica, ma adesso, come dire, è ulteriormente aumentato e quindi andrà a erodere il potere d'acquisto di salari, stipendi, eccetera. Sicuramente una vicenda di quel tipo, alcuni decenni fa, lo sappiamo, perché, come dire, l'Unione Sovietica invase l'Ungheria nel 1956, la Cecoslovacchia nel 68, quindi al di là della tipologia dell'intervento militare, ma gli effetti economici sull'Occidente furono pressoché trascurabili, mentre oggi sono, saranno, non sappiamo bene esattamente quanto saranno, ma sicuramente sono molto più ingenti e dolorosi, soprattutto per le popolazioni interessate, ma alla fine per tutti. Mi fermo qua e ovviamente sono a vostra disposizione. Ok, allora ringrazio innanzitutto il professore. Sì, quindi procederei con alcune domande. Allora, innanzitutto partirei proprio da, insomma, da uno degli ultimi argomenti che il professor De Bono ha affrontato, le conseguenze economiche della guerra. Ovviamente, quindi l'argomento più attuale, probabilmente, tra questi. Allora, una domanda che ci è giunta, insomma, chiede al professore quanto potrebbe costare alla nostra economia uno stop totale di fonti di approvvigionamento di risorse energetiche dalla Russia? Non lo so. Candidamente rispondo non lo so, perché è, come dire, l'incognita di questa domanda è un'equazione di grado n con n-1 variabili esplicative, nel senso che io non so quanto tempo ci mettano le fonti che si stanno attivando dal carbone ad altre fonti. In parte sostituire, non so qual è l'ordine di grandezza che altri paesi, altri fornitori possono mettere a disposizione. Su questo è chiaro che l'effetto sul PIL si sta già vedendo. L'Istat e la Banca d'Italia hanno già rivisto al ribasso e le forniture al momento ci sono. Ecco. Quindi sarà ingente, ecco, potrebbe riportare l'Occidente in recessione, per intenderci, per una questione sia di approvvigionamento, ma anche di effetto sulle aspettative delle persone. E ricordiamoci che le aspettative delle persone sono determinanti ai fini dei consumi. Ci sono dei segnali, no? Per esempio, che non dipende solo dalle aspettative, ma dipende anche dal prezzo dei carburanti, è crollata la domanda di automobili. E noi sappiamo quanto la filiera dell'automobile sia importante in Italia, anche in Italia ai fini del PIL. Quindi non riesco a quantificarlo. Quello che possiamo asserire
è che si potrebbe avere, se questa situazione si protrae ancora a lungo, un segno meno nel tasso di variazione del PIL del 22. Questo sì. Ok, allora una domanda proprio appena arrivata, diciamo che si collega un po' diciamo a quest'ultima. Lei ci ha illustrato molto bene le interdipendenze e la globalizzazione, ma io chiedo allora perché non riusciamo a fermare questo conflitto, perché non è possibile fermare questo conflitto apparentemente con le sanzioni economiche? Ho le sue riflessioni a riguardo, insomma. Grazie per la stima, la fiducia. Perché non si riesce a fermare? Perché ci sono due modi per provare a fermare una guerra. È o di farne parte, diciamo schierandosi di qua o di là dal fronte, però questo, come ha detto il Presidente degli Stati Uniti, anche se inizialmente in forma leggera, significa potenzialmente inaugurare la terza guerra mondiale, che sarebbe una guerra nucleare, oppure ricorrere a forme non belliche o non direttamente belliche o senza una partecipazione diretta, e quelle passano attraverso appunto gli embarghi, il blocco finanziario, stando attenti però, come dicevo prima, perché è vero che, come dire, Putin finanzia la guerra con gas e petrolio. E però se noi smettessimo di comprarlo, dovremmo essere disponibili a chiudere le fabbriche, a girare in bicicletta, stare al freddo. E quindi sì, è una minaccia credibile nei confronti di Putin o non è del tutto credibile nei confronti delle proprie comunità? Quindi la questione non è economica in prima battuta. È molto molto politica e riguarda appunto la geopolitica e l'atteggiamento rispetto alla guerra o alla pace. Quindi, anzi, è un buon esercizio introspettivo, che è la domanda interessante che ha fatto chi l'ha fatta. Potremmo chiederci quanto saremmo individualmente disposti a pagare, soffrire, rinunciare per vedere quel conflitto fermarsi. Poi c'è un altro modo, scusate la deformazione, uno si potrebbe chiedere, ok, ma in termini monetari, quanto sarei disposto a dare io individualmente per vedere quella guerra finita? Così ci chiediamo come ciascuno di noi converte un'opzione etica morale in rinuncia. Ok, allora, altre diciamo domande, osservazioni, commenti su questo argomento che ovviamente è particolarmente sentito in queste settimane. Allora, leggo, quindi anche lei ritiene che la guerra attuale modificherà la globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta e il mondo, almeno potenzialmente, tornerà diviso in blocchi. Quindi secondo lei nasceranno o già stanno nascendo nuovi muri? Sì, cioè da una parte lo si è già visto, era successo su scala millesimata con la pandemia, adesso succede in modo molto più eclatante. Diciamo, questi conflitti, questi scontri, questi massacri alle porte dell'Europa risalda l'Europa, è ovvio, no? Cioè, nel senso che comincia a essere un problema comune, non è più solo un problema della Polonia, d'accordo? E non c'è ombra di dubbio che quale che sia l'esito di questa guerra, quindi di questa invasione, quindi che sia un pezzetto di Ucraina che si aggiunge alla Crimea, alla Russia, ed è tutto evidente che si ripristina un po' di cortina di ferro, poi quanto sia di ferro e quanto sia estesa, non lo so, ma è del tutto evidente che i rapporti tra est ed ovest dell'Europa non saranno più gli stessi, perché adesso qui vediamo in prima battuta la Russia, d'accordo, ma anche la Bielorussia, e poi cosa dire se la guerra continua e vedremo nuovi schieramenti. Cioè, alcuni fino adesso sono stati alla finestra, penso alla Cina per intenderci, ma la stessa, come dire, Turchia,
Cioè, Turchia avrebbe potuto prendere posizione anche in modo importante. Turchia nella NATO, ve lo ricordo, avrebbe potuto chiudere il Bosforo la Turchia, perché un trattato firmato a suo tempo con gli inglesi gli dà il diritto di bloccare il Bosforo, e voi direte cosa ce ne frega se blocchi il Bosforo, interessa a Putin, perché avendo la base navale, i principali bar della flotta, diciamo, un bel pezzo di flotta nel Mar Nero, per arrivare di qua bisogna passare dallo Stretto dei Dardanelli, che vuol dire il Bosforo. Quindi vedremo, ma non c'è ombra di dubbio che ci saranno nuovi muri, se non muri fisici, muri sostanziali dal punto di vista delle relazioni economico-politiche. Sì, purtroppo sì. Bene, allora ripeto che questo argomento è particolarmente interessante anche per, insomma, per i docenti. Allora, diciamo, collegato in parte, già risposto, però diciamo, continuo a dire domande che sono giunte recentemente. Allora, innanzitutto un parallelismo con la pandemia. Leggo, la pandemia ci ha insegnato che siamo tutti interdipendenti, quindi maggior globalizzazione positiva. La guerra adesso sta alzando dei muri. Si può parlare, diciamo, in questo parallelismo di deglobalizzazione? E un'altra domanda, più o meno collegata, andremo verso un protezionismo, verso un nuovo protezionismo? Stiamo andando verso il protezionismo, sì. Sull'ultima domanda direi decisamente sì. Cioè sul fatto che andiamo verso un nuovo protezionismo, più che un nuovo protezionismo, diciamo una riduzione delle dipendenze, soprattutto su alcuni input essenziali come sono le materie prime. Cioè qui l'Italia sconta un ritardo epocale, diciamo, nella ricerca di combustibili diversi da quelli di origine fossile, per intenderci. Quindi sì, cioè, almeno sul terreno in vista di una minore dipendenza da fonti esterne, non necessariamente fonti energetiche, si andrà verso un maggior protezionismo, sicuramente, che potrà prendere molte forme, in sostanza, no? Potrebbe essere l'Europa nei confronti di qualcun altro, qualche paese nei confronti dell'Europa. La risposta è sì. Allora, globalizzazione e deglobalizzazione. Posso anche essere d'accordo su questa osservazione, però ricordiamoci che ho cercato di illustrarlo un po' all'inizio. La globalizzazione di ogni, quando la smontiamo, di ogni suo, che è un puzzle, no? Pensate un puzzle, però ogni tassello di questo mosaico, di questo puzzle, molte volte ha due facce, quindi tu puoi vedere l'aspetto positivo ma anche l'aspetto negativo. Mi spiego, la pandemia ha fatto vedere che siamo tutti interdipendenti, è un bene questo? Ma insomma, se gira il virus anche no, cioè forse se quando gira qualcosa di negativo. Anche la crisi finanziaria del 2008 ha fatto vedere che il sistema finanziario è molto integrato, ma lì sarebbe stato meglio avere qualche firewall che spegnesse l'incendio prima che arrivasse anche da noi, attraverso per esempio maggiori controlli sui movimenti finanziari, soprattutto su alcuni tipi di movimenti finanziari. Quindi integrazione per me non è necessariamente un bene, così come non è necessariamente un male. Dipende da che cosa integri e che cosa comporta questa maggior combinazione. La guerra fa vedere che cosa? Diceva, è una deglobalizzazione? Ma non lo so, perché in realtà grazie a questa rete di scambi, eccetera, ci fa vedere anche come siamo integrati. Cioè, mettiamola così, se lei è un oligarca russo, la deglobalizzazione non gli piace molto, perché gli bloccano lo yacht, d'accordo, a Marina di Carrara. Noi lo troviamo giusto, però come reazione al fatto umanitario, bla bla bla, però dall'altro paghiamo le bollette molto di più. Cioè, quindi non mi preoccuperei più di tanto di dire se è pro o anti globalizzazione. Sicuramente l'esito, speriamo rapido e meno cruento di quanto è stato adesso, di questo terribile conflitto, ci consegnerà una situazione nella quale molti punti fissi non lo saranno più, la geopolitica sarà diversa da come è stata fino adesso e credo altri dubbi sugli effetti negativi della globalizzazione verranno messi a fuoco. Personalmente ritengo ci sia stata una accettazione
troppo acritica, troppo entusiastica, spinta anche da vari governi, da vari personaggi politici in giro per il mondo, di questa globalizzazione, come se fosse solo portatrice di benessere per tutti. Dopo 20 anni possiamo dirlo, non lo è stato per tutti e anche per quelli che ne hanno beneficiato ci sono stati e ci sono e ci saranno anche delle conseguenze negative. Bene, allora continuo a scegliere tra le domande che stanno veramente fioccando su questo argomento, cerco adesso di selezionarne altre. Allora, domande, osservazioni, insomma. La prima, forse è arrivato il momento di valorizzare e sfruttare pienamente, l'ho accennato in precedenza, le nostre risorse e ricorrere alle materie prime estere solo se necessarie e nella misura in cui è necessario, può essere una delle risposte. Assolutamente sì. Qui faccio fatica a fare l'ipocrita, diciamo, no? Lo so fare, però ho una specie di, diciamo, riserva mentale, quindi con voi non sciolgo questa riserva e quindi non lo faccio. Dovremmo essere anche intellettualmente onesti, al di là degli aspetti tecnici, che non mi interessano, perché non sono un ingegnere, di interrogarci, che non vuol dire aderire, interrogarci vuol dire riaprire il fascicolo sul nucleare, sulla base di un elementare ragionamento che nei manuali, non solo il nostro, dovrebbe essere svolto, cioè l'analisi costi-benefici. Perché dico questo? Perché il nostro paese ha fatto un referendum, ha svolto un referendum, sì no al nucleare, dopo aver già aderito al nucleare, esattamente pochi mesi dopo l'esplosione di Chernobyl. Sarebbe come fare un referendum l'anno prossimo in Ucraina dicendo siete per la pace o per la guerra, ecco per intenderci. E ovviamente si è detto no, si è fermato una centrale che già andava, un'altra in costruzione si è bloccata, eccetera. Uno può dire è una scelta dettata dalla paura, perché il nucleare può essere pericoloso, poi non sappiamo dove mettere le scorie. E è un'argomentazione che accetto. Cioè, dobbiamo essere preparati a pagare di più l'energia perché non vogliamo rischiare. Questo è un ragionamento economico, no? Se tu vuoi rischiare i tuoi risparmi, nel senso di se ti va bene, bene, se ti va male, male, e giochi in borsa, oppure dici no, 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 io rischio zero, quindi prendo i Bund tedeschi, perfetto, danno rendimento zero, ma so che la Germania non fallisce. Non fa una grezza. Dipende dalle tue attitudini, dalle tue preferenze per il rischio. Ma noi siamo riusciti a combinare le uniche due cose negative che si potevano combinare. Cioè, paghiamo prezzo dell'energia, perché importiamo quasi tutto dall'estero, correndo gli stessi rischi che corrono quelli che le centrali nucleari ci danno. Siamo circondati. Ci sono nella Savoia francese, ci sono in Slovenia e sicuramente ne dimentico qualcun altro nei paraggi. Ancora una volta, la sicurezza nucleare, la sicurezza nel senso dall'energia nucleare è un bene pubblico globale. Non lo puoi affrontare da solo, perché altrimenti ti ritrovi esattamente nella nostra situazione, cioè di dipendenza dall'energia di qualcuno, che sia Nord Africa o che sia Putin o che sia la Russia, e dell'altra la compri da quelli che la producono vicino a te anche con le centrali nucleari. Quindi, benissimo. Cercare di diventare il più possibile autonomi, ma spero con un po' più di lucidità. Poi alla fine può darsi che siamo disponibili, come dire, a evitare il nucleare, sottoponendoci comunque a dei rischi e pagandolo di più, però che sia una scelta non dettata dall'emotività come è avvenuto l'altra volta, ma un po' di sano realismo usando gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè gli strumenti di oltre a quelli che ci danno gli ingegneri, i sismologi, tutti quelli che volete, di conti alla mano. Quello dovrebbe essere eventualmente oggetto di referendum, cosa che sconsiglio comunque, perché l'argomento è piuttosto complicato da riassumere in una domanda sì o no, su una scheda. Ok, allora magari un altro paio di domande e poi insomma Ecco, volentieri. concludiamo questo webinar. Allora, tra le tante, a proposito di parallelismi, di ricorsi storici,
Stiamo vivendo una dinamica molto simile a quella vissuta nei primi decenni del Novecento, emersione di nuove potenze, quindi cambiamento di dinamiche internazionali, declino di vecchie potenze e, speriamo di no, guerra mondiale come esito finale della dinamica. Domanda da 1 milione di No, dollari. ancora dico grazie per la fiducia. Beh, per certi versi sì. Sì. Cioè, la storia non è lineare, la geopolitica non è la stessa. Cioè, d'altra parte basterebbe prendere, anzi, un'osservazione molto arguta, basterebbe prendere intanto per quanto riguarda la geografia, vedere i confini degli allora stati. Tra l'altro, la storia a volte si ripresenta con lo stesso nome, no? La Russia si chiamava Russia. Poi è diventata Unione Sovietica, poi è tornata a richiamarsi Russia. E, se uno guarda un mappamondo di 100 anni fa, un po' di più, 110, diciamo, e di oggi, si rende conto di come siano cambiati i confini, i nomi, eccetera. E, ricordandosi però che non si è passati da allora a adesso in modo lineare, c'è stato in mezzo, appunto, ci sono state due guerre mondiali, ci sono state dissoluzioni di imperi. Unione Sovietica, la stessa Jugoslavia, se pensate, qua ce l'abbiamo vicino a casa, nell'arco di 30 anni c'era un unico Stato, adesso ce ne sono 7, 8. C'è da stare attenti anche quando si parla di calcio, no? L'Italia gioca con la Macedonia, contro la Macedonia, quale Macedonia? No? Che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una battuta, una butarda, giusto? Sì, speriamo. La risposta è sì, non c'è ombra di dubbio. Declino dell'impero britannico rispetto ad allora, l'affermazione appunto di nuove potenze. Per la Cina occupava, per quello che le misure ci possono dire, le statistiche di allora non erano così affidabili, ma la Cina aveva un prodotto interno lordo che poi andò in decadenza, ma alla fine dell'Ottocento e del Novecento aveva una quota cospicua del PIL mondiale, la Cina. Quindi speriamo che appunto l'esito o il nuovo assestamento non richieda quello che ha richiesto per due volte nell'arco di 20 anni, nel secolo breve, direbbe Eric Hobsbawm. Allora direi l'ultima domanda, magari un filo di speranza maggiore. Allora, secondo lei, quali politiche economiche possibili, quali sono le politiche economiche possibili con questo quadro sociopolitico globale, guerra più pandemia, più il caos di cui stava parlando, così impegnativo? Allora, proprio alla luce dell'osservazione che ho cercato di proporvi prima sulla modesta sovranità economica dei singoli stati, se guardo all'Europa, nel senso di Unione Europea, la pandemia da una parte, la risposta alla situazione ucraina adesso, rende ancora più urgente la necessità di rafforzare intanto politiche comuni. Quella monetaria è già stata unificata all'interno di un sottinsieme dell'Unione Europea, perché l'Eurozona include solo un numero, per quanto importante, di paesi importanti dell'Unione Europea, ma si è visto appunto per le misure di carattere sanitario, lo si vede adesso per embarghi o. Cioè, pensate per esempio alla gestione di milioni di profughi che arrivano adesso in Europa. Non è pensabile che, come dire, il pallino resti in mano al paese più vicino. Adesso la Polonia, nel passato è successo spesso all'Italia con i fenomeni di migrazione dal Nord Africa o dai Balcani, eccetera. E allora è chiaro che quando si comincia a condividere alcune politiche comuni, per esempio di natura, quelle legate all'immigrazione, che sono ampie però, cioè stiamo parlando di milioni di persone. Questo è, come dire, è carburante verso la condivisione più in generale di politiche economiche. Che cosa vuol dire? La politica monetaria, ripeto, è già stata condivisa. Quali sono le altre politiche economiche? Fondamentalmente il grande comparto fiscale in entrata e in uscita, perché fiscale non vuol dire solo prelievo, fatto che deriva, andate a vedere l'etimologia interessante della parola fisco, che deriva dal latino. E quindi non dico gli Stati Uniti d'Europa, perché questo
sembra talmente utopico da diventare inverosimile, però si cominciano a mettere insieme delle politiche, a cominciare per esempio da una politica estera il più possibile comune, da una politica anche di difesa comune, e tutte queste cose qua vanno finanziate, e per essere finanziate devono prevedere anche una condivisione di strumenti fiscali. La tassa sui giganti del web va nella direzione giusta, no? Cioè, ricordiamoci che fino a qualche anno fa Apple è riuscita a non pagare sostanzialmente tasse perché aveva fatto un accordo con l'Irlanda per portare a Dublino le sedi e il quartier generale, e aveva, tra virgolette, eluso 40 miliardi di euro che, se avesse pagato i paesi dove ha incassato i ricavi dalle proprie vendite, avrebbero dovuto essere entrate fiscali dei singoli stati. Quindi, prima ancora del cosa, il problema è il chi. Io credo che il chi sia, diciamo, più importante del che cosa si deciderà di fare. Quello di cui sono abbastanza sicuro è che, se si va in ordine sparso, finite le emergenze, se ne presenteranno delle altre. Ok, perfetto. Direi che è giunta l'ora, è giunto il momento di concludere questo interessantissimo webinar. Io ringrazio ancora moltissimo il professor Flavio Del Bono, tutti i partecipanti chiaramente. E ricordo molto brevemente che questo video resterà disponibile appunto anche adesso, dopo la conclusione della live, sul canale YouTube. L'attestato di partecipazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della Modular Education alla pagina attestati. E do appuntamento a tutti ai prossimi appuntamenti, ai prossimi webinar, che trovate appunto nella sezione webinar del sito di Mondadori Education. Bene, allora ancora grazie a tutti e buona serata. Buonasera.